fine viene nelle due partite consecutive dopo l'India. Domenica scorsa ha vinto la vinta, questo pomeriggio si è identico risultato. Mancavano le informazioni dei titolari, ci sono partite a tre. Pertanto di Benedetto ha sfiorato e Capiraghi, di questo quinto della fase in Borgia Gambini, Carella, questo quinto dal 41 del secondo tempo, Dantetta, Castanello, Pille, Morello e Vassello, in calcino in questa prima Evangelina. Si rende pericoloso sul carretto, ecco, calcio di punizione, colpo di testa di Peristinotto, traverso. Si notera solo al 26esimo su questa azione, la definizione battuta da Bitesto, allontana in difensore, riprende Morello che tira, ecco Raffaele insieme alla Venezia, ma la Venezia. Qui siamo verso la fine del primo tempo, ecco per il finestro il possesso della palla, cambia con De Gennaro, ancora per il finestro che tira e Casiraghi. Casiraghi appoggiato a Morello, il lancio dell'interno Matorano per Aprile, sulla palla è Giotto, ma Aprile si inserisce, cross al centro, Raffaele in sacco. Ed è 1-0 per il Matera. Facciamo rivedere l'azione. Ecco che è un peccato di presunzione da parte di Otto, ed è di Aprile ruba il pallone e manda a e qui siamo alle fasi del secondo tempo. Il secondo tempo possiamo dire che il Matera ha legittimato il gol di vantaggio. Un intervento non difficile di Capiraghi che batte lungo, palla a Morello, Carella, ecco Raffaele viene anticipato, ancora la palla a Morello, Carella indietro a Sassanelli, corridoio per Raffaele che perde l'attimo vincente e qui un difensore lo mette a terra. Adesso vediamo l'azione del secondo gol. Questa Carella di tacco per Raffaele, De Gennaro la terra. Calcio di punizione indiscutibile per il motore. E lo stesso De Gennaro viene ammonito. Quindi il calcio di punizione, il Barretta dispone la barriera, sulla palla è Sassanelli, vedete Sassanelli, si appoggia a Carella, il difensore manda in angolo. Vedete avviarsi Aprile a battere lo spalto d'angolo. Dalla bandierina la parabola è perfetta ed anche lo spazio di testa di Borgia che batte la veneziana sulla destra. Facciamo rivedere l'azione. Due a zero ed a questo punto l'incontro è chiuso. Di vita ovviamente per il Borgia. Ecco, e questa è l'unico tiro pericoloso effettuato dal Barletta con il calcio d'angolo, tira per il finestro e Casiraghi deviene l'angolo. Il Matera ha la possibilità di tripleggiare, vedremo tra poco. Questo Carella ruba una palla da Raffaele che supera gli occhi ma viene afferrato.
quell'altro per morire io. Stefanelli fa osservare le distanze regolamentari e sulla palla ecco, da Morello il gran tiro dell'interno fa finire all'interno dei pari. Bene, ricordiamo infine che due minuti dopo questa azione il terzino De Gennaro veniva espulso dall'arbitro.